tutti. Vabbè, questa non è casa mia, è casa di un mio amico che mi sta facendo questo video in diretta. Allora, vediamo un po' da dove partire. E, sono molto molto orgoglioso. La giornata di ieri resterà nella storia. Un grillino che diventa presidente della Camera, terza carica dello Stato. La verità è che ci abbiamo sempre creduto. E sapete quando esci fuori, che smetti di fare il deputato, ti vengono in mente un sacco di cose della passata legislatura. Quando si esce fuori ti ritornano a mente episodi. Questo è mio figlio. Non abbiamo mai mollato in questi 5 anni, ma proprio mai, non abbiamo mai mollato. Gian Roberto diceva che non si può sconfiggere chi non si arrende mai, non ci siamo mai arresi. Pensavano, no, tutti i partiti politici di distruggerci, e le hanno tentate tutte alla Camera. Credetevi, voi lo sapete perché in questi ultimi 5 anni ve le ho raccontate tutte quante. Violazioni di regolamenti, ghigliottine, espulsioni, ogni scusa era buona per provare a mettere all'angolo i deputati del Movimento 5 Stelle. Si proteggevano questi politicanti e ieri hanno votato Roberto Fico. Guardate, è una cosa che è incredibile. Per me aver comunque contribuito, avendo dato una mano per questo risultato storico, è, non lo so, è indescrivibile. Io ho sempre parole per tutto, però per alcune cose non ci stanno parole. Ieri ho visto un po' di facce di alcuni deputati, soprattutto del PD, mentre Roberto faceva quel discorso, che non era un discorso di uno del Movimento 5 Stelle, era un discorso di un cittadino che parla al popolo italiano. E quando parlava di tagli, di vitalizi, di costi della politica, ho visto certi politici che stavano lì, facevano degli applausi, no, di norme istituzionali, parla il presidente della Camera, quindi stavano lì ad applaudire. Quando ha iniziato a parlare di tagli e costi della politica, c'avevano queste mani, guardate, non volevano proprio applaudire. Ho visto il terrore nei loro occhi. Che bello, che bella cosa. Io è una vita che sognavo un discorso del genere pronunciato da un presidente appunto della Camera. Che bella cosa, gli faccio un in bocca al lupo enorme a Roberto, che poi è il Movimento 5 Stelle fatta persona, è l'etica fatta persona, se lo merita. Vedete, quando combatti, alla fine il risultato arriva, è incredibile. Certo, a me dispiace di non stare lì dentro in questa legislatura. Ho preso una scelta che non è stata mica una scelta facile, è stata una scelta sofferta, perché sapete, quando si combatte così tanto, ci si impegna così tanto, abbiamo raggiunto questi risultati esclusivamente grazie all'impegno. Credetemi, è stato l'impegno a farceli raggiungere. Comunque, quando ci si impegna così tanto e vedi il risultato, poi ti dispiace di non esserci, diciamo, in prima linea come prima, anche se sono contento di tanti altri parlamentari che ci sono. Tuttavia ho fatto una scelta e sono proprio contento della scelta che abbiamo fatto, io, la mia compagna e mio figlio, anche se è stato costretto a questa scelta. Infatti vi comunico che, come ho sempre detto in questi anni, il 1° di giugno partiremo, io sarò Andrea, e ci gireremo un po' di strade d'America. E scriveremo dei reportage su varie tematiche, un po' la periferia del mondo per il Fatto Quotidiano, e per la televisione, diciamo, web TV che si chiama Loft, realizzeremo dei documentari ogni mese per 6 mesi, quindi torneremo a dicembre. E in questi 6 mesi, da giugno a dicembre, come abbiamo sempre sognato, gireremo appunto la California, poi entreremo in Messico e io farò 40 anni anche in viaggio. Andrea festeggerà il suo 1° compleanno. Probabilmente in Guatemala, dove io ho lavorato, e poi andremo a raccogliere delle idee, andremo a raccogliere delle proposte, a raccontare, come dicevo, la periferia del mondo. C'è tanta tanta vita al di fuori anche dei palazzi istituzionali, anche se ora, ripeto, vedere Roberto lì mi dà una grande felicità. E c'è tanta vita. Io, considerate che prima di diventare deputato, anni fa, stavo viaggiando in America Latina e a Bariloche, diciamo, nel sud dell'Argentina, conobbi una famiglia danese. Erano una famiglia di viaggiatori, c'era la bimbetta nata da poco, 6-7 mesi aveva, si chiama Esther, e i due genitori. Tra l'altro questa storia l'ho raccontata in un libro che ho scritto. E io stavo viaggiando e vidi questa famiglia in viaggio, ed è bellissimo, una mamma è sempre stupenda, poi una mamma viaggiatrice è meravigliosa, e vidi la serenità di questa famiglia, la serenità di questa bambina, che aveva la fortuna di stare ogni giorno, ogni ora, ogni istante con la mamma e il papà,
E mi venne in mente all'epoca, io ancora non ero entrato in Parlamento, quindi figuratevi, mi venne in mente questo sogno, mi sarebbe piaciuto appunto, pensai, prima o poi lo farò anch'io con la mia famiglia, viaggerò con i mezzi pubblici e starò qualche mese in giro a provare anche ad educare mio figlio al viaggio, farlo diventare già un bambino itinerante, perché poi ci credo tanto che la felicità di Andrea sarà correlata anche al tempo che riuscirà a stare con i genitori, soprattutto i primi mesi, i primi anni di vita. E quindi fondamentalmente sto andando a fare insieme alla mia compagna quello che ho sempre sognato, è proprio il mio sogno, quello di poter indagare dei fenomeni e poterne scrivere. Sono tanto curioso, è proprio la mia indole, non so come spiegarvi. Avrei potuto, diciamo, anche avere degli incarichi importanti in questa legislatura, per carità, però quando senti un richiamo è più forte di te. Io ci starò sempre. Con i social staremo sempre in contatto, ve lo racconteremo tutto quanto questo viaggio, racconteremo tutto quello che vedremo, vi racconteremo appunto problematiche sociali, idee innovative, come gli esseri umani si organizzano per risolvere un problema anche al di là dell'Atlantico, vi racconteremo come magari sta cambiando la frontiera Stati Uniti d'America Tijuana, vi racconteremo tante cose e perché le andremo a studiare. Ripeto, io sono proprio curioso, una vita non mi basta. Vedremo un po' come andrà. Io sono strafelice di quello che ho fatto, di quello che farò, di questa opportunità, di avervi conosciuto, perché poi tutti quanti voi che state adesso seguendo questa pagina in diretta, senz'altro ci saremo visti in qualche piazza, in qualche evento del Movimento 5 Stelle. Io sarò sempre con voi, sarò sempre il primo attivista del Movimento 5 Stelle, perché è la mia seconda pelle, però adesso vado a seguire i miei sogni per un po' insieme alla mia famiglia. Ci vediamo e continuiamo a stare in contatto. Un abbraccio a tutti quanti e grazie di cuore.